palla che termina in rete. Matteo, fantasmagorico, arcobaleno. Il centro buono della Rolling Nantes Savona, il campione di Shanghai 2011, che palla nuoto, siete bello, e il nostro grande, immenso concittadino Matteo Aicardi. Pesa. L'unica cosa d'oro che ho. Sicuramente gli ultimi secondi. Io ero nascosto dietro la panchina con le mani sugli occhi, non ho visto l'ultimo minuto. Quando ho sentito l'urlo della gente, mi sono tuffato e mi sono lanciato insieme a tutti i miei compagni, mi c'avevo lacrime agli occhi, quindi guarda, è stato emozionante, è stato il momento più bello della mia vita. Auguri! Chi l'ha fatti vedere? Si deve ricordare quando gli ho tirato le ciabatte. Ah, bene. Si deve ricordare quando rispondeva agli arbitri. E poco a poco è migliorato, è diventato quello che è. Grande soddisfazione, perché non capita tutti i giorni di avere un campione. Giuseppe Gervasio, senza di lui la pallanuoto sarebbe diversa. Ringrazio Matteo per le splendide parole che ha fatto per la Rari. Noi siamo veramente felici di aver portato un nostro atleta a questo valore mondiale. Speriamo che per la prossima Olimpiade festeggeremo altrettanto, anche se lui incrocerà le dita e qualcos'altro. E veramente siamo tutti felici di questa serata che festeggia Matteo Aicardi e la Rari, che ha fatto un grande lavoro per portarla a questi risultati. Sport che fa bene al fisico, alla salute, alla testa, fa bene a tutto, è uno sport che insegna tanto. Quindi ci fossero 100 pallanuotisti in più e in tutti i paesi sarebbe già un traguardo enorme per noi. È uno sport più di nicchia il nostro, però è più emozionante, il calcio è una palla, un gol ogni tanto. Ma guarda, la sensazione è bellissima, perché capita, è un treno che passa una volta nella vita, poi per uno sport come il nostro, che non è così diffuso come può essere il calcio, una volta che arrivi lì è una soddisfazione ancora più grande. E adesso non sto a pensarci troppo, perché poi ho subito altri impegni molto importanti, quindi bisogna rimanere coi piedi per terra e lavorare subito per un altro impegno. Abbiamo prima gli europei a gennaio a Eindhoven, quindi cerchiamo di provare a fare una medaglia anche lì, e poi sicuramente la nostra testa alle Olimpiadi, perché è lo step più grosso, più importante per ogni atleta, il sogno di tutti, ecco. Grazie a tutti.